Biblioteca di Lecco è una biblioteca di pubblica lettura di fondazione abbastanza recente. È stata infatti costituita nel 1867 da un'associazione di mutuo soccorso come biblioteca popolare circolante ed è divenuta comunale solo verso la fine dell'Ottocento. Nel 1982 si è trasferita in questa sede, Villa Locatelli, detta anche casa del governatore spagnolo. La Biblioteca di Lecco ha scelto di iniziare il lavoro di riproduzione e di salvaguardia dai documenti del fondo locale che è e dalla parte più consistente e più fragile del fondo locale, che sono proprio i giornali di informazione e le riviste. Anche grazie alla collaborazione dei proprietari delle testate, con questo secondo progetto siamo riusciti a digitalizzare raccolte della seconda metà del Novecento e addirittura con la rivista Archivi di Lecco abbiamo digitalizzato la raccolta dal 1979 al 2015. Nella nostra proposta di digitalizzazione abbiamo scelto di inserire anche una piccola ma significativa selezione di locandine dei concerti tenuti in Italia e nel mondo dal maestro Giorgio Gaslini. Era particolarmente legato alla città di Lecco e per questo motivo ha ritenuto di lasciare una consistente donazione di suo materiale che va dalle partiture a registrazioni sonore, libri, dischi e quindi anche di questi manifesti. Con questo secondo progetto siamo andati a digitalizzare tutte le pubblicazioni delle sezioni CAI presenti a Lecco e nel territorio, che consentono la ricostruzione della storia dell'alpinismo e delle montagne lecchesi dall'inizio del Novecento ai giorni nostri. Il fondo periodici della Biblioteca di Lecco, oltre alla ricca collezione di pubblicazioni periodiche di interesse locale, contiene anche numerose interessanti raccolte di riviste dei secoli XIX e XX, in particolare alcune collezioni di riviste illustrate di fine Ottocento, inizio Novecento, che costituiscono un'interessante testimonianza della cultura di quel periodo storico. Mi riferisco soprattutto alla parte iconografica e all'uso della fotografia che fino all'avvento della televisione ha svolto un ruolo informativo direi unico e ha contribuito al successo di pubblico di queste riviste illustrate.